brilli fitti, dal cielo e dai soffitti. Acqua per fotografie, per cercare commenti da maledire. Acqua che strisce i fianchi, tornare di passaggio. Autismi e nuovi livelli essenziali di assistenza sono stati temi affrontati in un convegno presso la sede dell'Istituto Leonardo Sinis Galli a Senise, al quale ha partecipato tra gli altri l'onorevole Paola Binetti, componente della Commissione Affari Sociali della Camera, che ha spiegato le novità apportate dalla legge numero 134 del 2015. Ma la prima è che considera tutto ciò di cui ha bisogno il bambino che rientra nello spettro autistico come un suo diritto fondamentale. Quindi è dalla parte dei diritti del bambino e non soltanto dalla parte, chiamiamola così, della benevolenza delle istituzioni. La seconda è che stabilisce la necessità di prendersi cura del bambino stabilendo, come dire, un binario. Da una parte avere un riconoscimento dei LEA adeguato e dall'altro delle linee guida efficaci. Ma in tutto questo perché il bambino autistico possa essere accompagnato lungo l'arco di tutta la vita, attraverso l'esperienza scolastica, attraverso il passaggio per i centri specializzati, fino a quando, diventando adulto, possa avere il diritto di inserirsi in un contesto di lavoro in cui i suoi talenti, le sue capacità, i suoi interessi, la sua cultura possono essere valorizzati, come succede ad ognuno di noi, perché alla fin fine ognuno di noi è un soggetto diversamente abile, nel senso che è diverso dagli altri. Il convegno è stato organizzato dall'Associazione Lucana Autismo, la ALA, in collaborazione con l'ISIS Sinis Galli di Senise e con il patrocinio del Comune e della Fondazione Stella Maris Mediterraneo. All'evento hanno partecipato numerosissimi esponenti istituzionali, locali e regionali, il mondo della scuola, esperti sul tema in un'iniziativa che ha visto i lavori intervallati dalla musica dei bravissimi giovani musicisti della Sinis Band, il gruppo musicale degli studenti del Sinis Galli. Nel corso del convegno la sindaca di Chiaromonte, Valentina Viola, e Mario Marra, presidente della Fondazione Stella Maris Mediterraneo, hanno sottoscritto un protocollo per la realizzazione di una fattoria sociale, proprio a Chiaromonte, dove tra poche settimane dovrebbero partire le attività del centro dedicato ai bambini autistici e la prima esperienza italiana di Home Lab.